lui è Paul Watson, il nostro fondatore e il nostro capitano di Sea Shepherd. Questa è la nostra flotta, la Marina di Nettuno. In questa foto si può ammirare che sono ancora tutte colorate di nero le nostre navi, ma nei giorni d'ossi sono cambiate, sono diventate tutti di un altro colore. Noi ci serviamo soprattutto di Zodiac, che sono questi gommoni, moto d'acqua, gli elicotteri e gli usi dei droni telecomandati per avvistare e trovare le flotte marinieri che sono nell'oceano Antartico. In questo pannello sono raffigurate le nostre tre navi, la Steve Irving, che è la nostra ammiraglia, la Bob Barker, che è la nostra seconda nave, e il nostro trimarano da ricognizione veloce, il nostro Brigitte Bardot. Questa foto rappresenta un'azione diretta, un lancio di una bottiglia di acido butirico contro la Yushinmaru, che è una nave arpionatrice giapponese, dove il nostro equipaggio del nostro Zodiac appunto sta effettuando questa manovra di contrasto. Nella foto successiva si vedrà un lancio sempre da parte di un nostro volontario, sempre di acido butirico. Si vedrà come rispondono anche i nostri diretti avversari, che sono i giapponesi in questo caso, lanciandoci anche loro e filmando tutte le nostre mosse, facendoci riprendere tutte le nostre mosse. Nella foto accanto purtroppo si vede lo spermamento e l'affondamento del nostro trimarano, la Digil, da cui è stata appunto affondata dalla Shonan-Mar 2 in una campagna nel 2010, dopo che questa nave ha fatto un'operazione di disturbo. Quando si è fermata, no, questa, la Shonan-Mar 2 gli è letteralmente passata sopra. Fortunatamente nessun membro dell'equipaggio si è fatto male. Questa foto rappresenta la vastità dell'oceano Antartico, dove si vede la nostra Steve Irwin, la nostra Bob Barker, un'arpionatrice giapponese e il nostro Zodiac. Questa è una foto dove l'azione fa la differenza, dove proprio si vede quanto è vasto questo luogo di battaglia. La foto sotto riporta uno speronamento da parte della nostra nave contro una baleniera, la quale sta cercando di issare una balena, non so se se la posso indicare, questa balena stanno cercando di installarla sulla nave madre, la nave officina, la Nishimaru, e noi per contrastare questo li abbiamo speronati. Questa qua è un'altra foto di azione diretta, dove si vede appunto un gommone che ha appena buttato giù un cavo blocca eliche, dove c'è la nostra, diciamo, la Steve Irwin, che sta cercando di fermare le baleniere, e dove si vede il nostro volo italiano, Giacomo, ragazzo italiano volontario da 2 anni e mezzo a questa parte sulla Steve Irwin. Poi ci è arrivati in Danimarca, nelle isole Faroe, dove succedono queste mattanze di tobicefali, dove, come si vede benissimo, il mare si colora di sangue, e dove vengono uccise centinaia e centinaia di esseri veramente, veramente senza nessun motivo, soltanto per un'iniziazione, soltanto per una banale perdita di tempo da parte di queste persone. Come potete vedere, tutto questo è senza senso, cioè pubblicare e mettere a far vedere foto di bambini sedute sul cadavere di tobicefali, non si sa come spiegare, soltanto che questa è una mattanza che purtroppo prosegue negli anni, e noi di Sea Shepherd cerchiamo di fermare in tutte le maniere. Sea Shepherd si occupa anche del tonno rosso nel Mediterraneo, perché anche il tonno, come ben pochi sanno, ma è via di estinzione. In questa foto si vedono i nostri volontari che cercano di tagliare le reti per far scappare appunto questi poveri tonni che sono veramente in pericolo. Nell'altra foto si possono notare come c'è un'azione diretta da parte della nostra Steve Irwin, che sta sfondando le reti dove sono appunto messi dentro i tonni, e si può notare che c'è un'imbarcazione dietro dei pescatori che sta invece cercando di contrastare la nostra azione. Sea Shepherd si occupa anche della caccia degli squali,
qua siamo nel Pacifico, nelle isole Galapagos, a cercare di contrastare e di fermare l'esportazione illegale delle pinne di squalo. In queste foto si possono vedere come si sta cacciando, stanno cacciando uno squalo, vengono tagliate le pinne e lo squalo viene ributtato in acqua, dove morirà dopo una lunga agonia. Nel circolo polare artico, Sea Shepherd in Canada cerca sempre di essere presente per fermare e contrastare la caccia delle foche. In questa foto molto, molto forte si vede un volontario che sta appunto guardando la carcassa di questa povera foca. E in basso si vede il nostro capitano Paul Watson con un cucciolo di foca che fosse stato appena salvato da un orribile fine. Sotto vi posso far indicare un'azione di una nave, una rompighiaccio che sta cercando di andare a cacciare le foche. E qui un'immagine molto forte, la Farley Mora, che è stata sequestrata dal governo canadese per impedire a Sea Shepherd di fare il suo lavoro. Questo è quello che accade in Giappone, a Taiji. Il mare si colora di sangue, perché dove 23.000 delfini vengono massacrati tutti gli anni. A testimoniare tutto questo ci sono loro, i nostri guardiani della baia, dove anche Luca Fattini, un ragazzo italiano, è stato presente e ha monitorato e ha testimoniato su tutto quello che succede. Nella foto sotto si vede ancora il mare rosso sangue, ma nella foto principale, mi vorrei soffermare su questa foto, si vede che il colore è diminuito perché hanno cambiato le tecniche di uccisione i giapponesi. Prima gli infilzavano con coltelli i delfini, invece adesso gli infilano un bastone nello sfiatatoio dove i delfini non potranno più respirare e dopo 7-8 minuti muoiono. Questo è il simbolo dei Coast Guardian. Questa foto rappresenta un delfino che è già stato imbragato e sta per partire verso qualche località del mondo per andare in qualche parco marino a fare ridere e divertire della gente. Però sappiate che i delfini non si divertono a fare tutto questo. Cioè, se pensate che un delfino si diverte a stare dentro un acquario, vi sbagliate. Il delfino sta bene quando è libero, non quando è in cattività. Questa foto testimonia 35 anni di azione. È stata scelta questa foto perché si vede un gruppo di volontari che sta effettuando un'operazione di disturbo contro una nave norpionatrice giapponese. Questa è una bellissima coda di una balena. Appunto, noi siamo qua in difesa degli oceani, abbiamo scelto questa bellissima coda di balena. E da quest'anno siamo anche diventati un onlus, quindi il 5 per 1000 io l'ho donato a Sea Shepherd. Con queste foto concludiamo la nostra mostra, dove è significativo la presenza dei nostri volontari. Questi qua sono tutti volontari che ogni anno cambiano. Questa qua è stata fatta quando ancora le nostre navi erano ancora nere. Questa sotto è stata fatta nell'operazione Vento Divino, che si è svolta nella campagna 2011-2012, gli equipaggi della Steve Irwin, l'equipaggio della Bob Barker e l'equipaggio del Brigitte Bardot. Questa è la nostra mostra. Vi ricordo le parole del nostro capitano: se gli oceani muoiono, muoviamo anche noi. Sostenete Sea Shepherd e sosteneteci col vostro 5 per 1000. Okay.